De Caro Home e Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. Un Avellino inguardabile cade a Salerno nel derby perdendo 2-0 e piombando in piena zona play-out a 90 minuti dal termine del torneo. Una squadra stanca e mentalmente scarica che dopo aver approcciato male la gara cade sotto i colpi dei Granata proprio nel momento migliore. E così coda al 21esimo del secondo tempo sul filo del fuorigioco tra Figge e Radunovic con il portiere serbo che nel primo tempo aveva salvato a ripetizione la squadra erpina. Nel finale, all'89esimo, arriva anche il 2-0 di Improta, che inchioda i lupi ad un KO pesante e difficile da digerire. Irpini che sprofondano clamorosamente in zona play-out, ma con vive speranze di salvezza all'ultima gara, quella di giovedì sera al Partenio Lombardi contro il già retrocesso Latina. È lì che l'Avellino stavolta non può più sbagliare. Ci vorrà la massima concentrazione e cattiveria per agguantare un risultato che, stando soprattutto anche agli incroci delle dirette avversarie, potrebbe regalare all'Avellino l'agognata permanenza in Serie B. Ci vorrà un Partenio Lombardi gremito e caldo per trascinare una squadra stanca fisicamente e mentalmente, dopo gli sforzi profusi fino a qualche settimana fa. L'Avellino deve crederci, così come i suoi tifosi, pur essendoci la dovuta preoccupazione. Giovedì con Latina, senza se senza ma, bisogna vincere. Come sottolinea a fine gara anche lo stesso tecnico Walter Novellino. Per l'atteggiamento, l'approccio è tutto un insieme di testa, no? Credo che sono tre domeniche che cerco sempre di cercare altre motivazioni. Penso che adesso noi non possiamo più dire agli altri, dipende da noi il nostro destino, dipende dalle nostre mani. È ovvio che onestamente oggi mi aspettavo, una parte sotto l'aspetto caratteriale, la squadra ha anche risposto il secondo tempo, devo dire questo. Purtroppo cadiamo nelle stesse cose sempre e adesso dobbiamo star zitti e parlare poco e fare più fatti. Preoccupato nella giusta maniera, perché non sono un irresponsabile, no? Ma sono però convinto che giovedì è una partita della vita e dobbiamo in tutti i modi avere un atteggiamento diverso e dare qualcosa in più tutti.